Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un nuovo video di Toga perché è uscito un nuovo aggiornamento. Quindi ve lo devo fare. Ok, quindi entriamo subito su Toga. Perché sì. Tocca boca. Cos'era? Perché è così? Vabbè, l'avranno cambiato. Era più bellino prima, però, ok. Ma anche la scritta è diversa. O sono sballata io? Non lo so, probabile la seconda, però abbiamo anche un regalino. Quindi prima prendiamo il nuovo aggiornamento e poi il regalino. Perché se carica, ok. Ah, ce l'abbiamo già qua. Pacchetto bottega creativa. Ora, se vado a vedere i video di gente americana, di sicuro la traduzione non è questa, ma come sappiamo, via del pulito anche. Insomma, Toga ci regala queste traduzioni magnifiche che mi chiedo chi traduca le Toga. Vabbè, boh. Bello, è tipo tutta la roba che, ma cos'è questa? Ma non è una mela? Chi l'ha disegnata? Un miope. Vabbè, comunque, 1,99€. Allora, azione completata. Muy bien. Perfetto, hai acquistato il pacchetto bottega creativa. Ok, molto bene. Muy bien. Questa musica un po' a palla ci perfora i timpani, ma ci va bene lo stesso. Perché mi sa... Che ho fatto? Toga fa cose da solo oggi, perché... Ma Toga fa cose da sola o da sol? Da solo. Toga è... No. Femminile. Vabbè, ha deciso che fa robe così, a caso. Direi di farle in questa casa, perché a livello di ambienti, credo abbia tipo 6 stanze, comunque... Non c'entra nulla, però... Allora, iniziamo subito, vedendo un pochettino... Oh, c'è il pavimento sporco di bello, così... No, carino. Poi, parete... Fiori. Perché oggi siamo un po' così. Allora, io direi, siccome non è tipo una casa, è una bottega creativa, quindi questa assoffi. Mi si vede? Mi si alza. Soffoco. Guarda, tutta la canuccia distrutta, però vabbè. Perché ci gioco invece di berci. Allora, la cosa più importante di tutti, ragazzi, un quadro ci devo mettere. Tipo... Oh, ma questo è uno di quei quadri che tipo fanno con la pittura e la carta. O il sale. Tipo che lo fanno a 3D. Bello! Qualsiasi cosa sia, mi piace. Mi sembra un po' una schizzata. Mi sento un po' una schizzata oggi. Non lo so perché. Forse perché è finalmente finita la scuola e quindi sono un po' brilla. Ok. Poi, mettiamo... Allora, io direi di fare tipo a zone, no? Tipo qua ci faccio, che ne so, la roba per il cuscito, di là ci faccio altre robe. Quindi, qui ci faccio la roba per il cuscito, quindi... Tipo questo. Oh, ma questo è un mega... della mega... è carta! Posso disegnarci? No, cattivo. Delusissima. Poi, una sedia. No, non questa. Questo ci sta più meglio, sai. Quindi questa. Poi mettiamo un tappetino. Perché tappetino... Bello questo, però non c'è la pittura qua. C'è la... Quindi questo. Puma approved. Dici? Dici? Poi mettiamo tipo uno di quei carrellini. Tipo... questo! Una luce. Una... Questo, ma questa non è quella lì dei cinema? No, non dei cinema, dei quando registrano sulle scene, tipo. Roba così. Credo, però non lo so. Una piantina, perché una piantina ci sta sempre bene. Io la nasconderei, ecco, la nasconderei qui. Ci sta un sacco bene. Un sacco bene. E poi, tipo, c'è uno di quei manichini. Uno di quei manichini, un manichino. Dove si mette... questo è un mega cane, ma cos'è? Non c'è? Non c'è, davvero? Sì, lo cerco nelle piante, vedrai, finché lo cerchi nelle piante non lo trovi. Quadri su quadri. Un sacco, oddio, ci sono un sacco di cosine carine però. Ma che...
Niente, ora mi perdo qui. No, ma che figata! No, vabbè. Come faccio a cancellare? Col bianco? Un buco nero! Oh, bello! E ora la roba più soddisfacente è fare così. Bello! Ok, basta. Torniamo alle nostre robe. Quindi, e al nostro manichino. Che continuo a non trovare. Quindi, il manichino non è l'orsetto del Nicaragua. L'orsetto del Nicaragua. Mi devo alterare? Vabbè. Non abbiamo le cose. Però, intanto, posso tipo avere. Non so. Oh, ma quanta roba! Oh, ma questa è Creta? Che accento proprio, ma in che senso? Ma cos'è? Ah, perché? È Creta che si fa da sola. Non ho capito. Un gatto! Bello. L'ho lanciato. No, bello, via. Questo? Se pigio qui. Ho trovato anche il manichino. Sul manichino ci voglio mettere questo. Ok. Allora ci mettiamo questo. Poi che ne so, tipo il nastro. No, questa è la roba per la creta. Ci possiamo mettere tipo un cosino. Ok. E poi io metterei anche tipo, non so, questo. Questo bellissimo. Ci sta un sacco più che altro. E sulle mensole invece ci metterei tipo questo con tutti i fili. Questa mega pistola che non so cosa serva. No, io voglio finire di fare sta roba con la creta. Bello. Ma è pazzurdo. È pazzesco. Anche questo voglio. Che la vernice! Oh! Ok, allora, direi che la prima zona ci piace così. Poi di qua ci facciamo la roba per la creta, perché ormai l'ho scoperta e quindi ci vuole la roba per la creta. La roba per la creta la facciamo così perché sembra creta. L'ho deciso io che sembra creta, perché in realtà non sembra creta, però... Okay. Non so neanche se è creta, tipo argilla creta, non lo so. Ma... Ora mi sorge il dubbio di nuovo del dialetto. Si dice solo in Toscana creta? O la creta è proprio una roba? Perché secondo me non si dice creta, secondo me si dice argilla. Secondo me si dice argilla, non creta. E credo creta si dica solo in Toscana. Però non lo so. Fatemi sapere se c'è qualcuno di non toscano che dice creta. Si dice creta? Non lo so. No, non credo. Queste domande esistenziali così. Qui sopra ci mettiamo questo e questo. Sono troppo belle le palline così. Cioè, cosa che questo è un drogo. Bruttino. Vizio. Ora. Quadro. No, sai cosa posso fare? Prendo tipo una cornice e poi ci metto dentro tipo questo. Bello. Ok. Ora, qui ci appendiamo animali. Poi ci serve tipo uno scaffale, qualcosa così, però non ci sta, quindi questo lo spostiamo più in qua. Ok. E così questo ci sta, però è ancora un pochino strettino, quindi lo spostiamo ancora. Questi sgabelli mi stanno dando il nervoso in una maniera che solo io so. Creta! Oh, perché se no qui c'è da alterarsi. Ora,
qui ci possiamo mettere un sacco di robe bellissime, tipo la cassetta con la creta, perché se no come la fai la creta senza cassetta per la creta? Non la fai, chiaramente. Quindi, però non abbiamo una cassetta con la creta, quindi svuoterò questa cassetta per metterci la creta dentro. Creta, bello, così, pieno di palline di creta. Ok, mettiamo qua. E poi qui accanto ci mettiamo, boh, questa che è, oh mio Dio, è vernice, tutta storta. Mio Dio, perché è così storta? Che la prendo e me la metto di... Ok, avrò io il dito storto, non lo so. Poi no, no, una piantina. La piantina questa. Ok, ok, ci sta. E poi un altro scatola. Tipo, questa cosa c'è dentro? Vernici, boh, vabbè, sì, mettiamoci questo. E la roba per la creta, ovvio. Cioè, mettiamo due perché, sì. Ci mettiamo anche, sai cosa ci mettiamo? Lo sai cosa ci mettiamo? Non lo sai perché non puoi leggermi la mente. Scusatemi, ogni tanto mi prendono questi 30 secondi di... Ho 5 anni, però... No, 6 anni. Non so più parlare. Non trovo più, prima avevo trovato tipo una... Eccola, eccola, eccola! Ok. Ci mettiamo anche, c'è tipo il tavolino apposta per la creta? Non c'è. Allora ci mettiamo questo. E solo ci mettiamo cose per la creta. Così, completamente a caso, sete. Ok. Stavo morendo dissetata. No, sto morendo assetata, non dissetata. Muoio dissetata. Ok. Dicevo, ci mettiamo sopra le robe per la creta. Sono innamorata della creta, tantissimo. Ormai è la mia migliore amica. Quindi prendiamo tipo della roba a casa qui. Questo cos'è? Un bastoncino. Un bastone, ok. Prendiamo questo bastoncino. Sì, però sul tavolo, perché se no... Sul... Ehi. Ehi. Su. Va bene, lì. Questo me lo fai mettere un po'... No, ovvio. Oh. Ehi. Yo. Non mettiamo di qua questo. Perché dico... Ma sono troppo un genio io. Guarda, faccio questo. Questo cos'è? Un uovo? No, una spugnetta. Una spugnetta. Ma che uovo. Dai, su. Ci metto questo. Che non so... È un guascia. Ma che è? Ci mettiamo la mela fatta a metà. Perché la mela è bellissima. Così. Poi ci mettiamo due temperine. Due temperine. Due temperine, così. Due temperine. Mi sento un po' sbronzetta oggi. Un po' così. Un po' come se ieri avessi fatto after. Cioè, infatti ieri sono uscita, ma non... Non lo so. Non mi sono ubriacata. Quanto mi ricordo, ovviamente, eh. E ora sentite... Quanto sono... No, non sono per niente un genio. Non si può girare questo? Perché no? Cioè, tutti i mobili si possono girare e questo no. Vabbè. E lasciamolo così. Mi dà un sacco noia che le robe siano a destra, però. Facciamo finta di niente. Va bene lo stesso. Ora, qui, qua facciamo tipo un salottino tattico. Salottino tattico. Quindi, sporco per terra. Ovvio. E il muro ci mettiamo questo un po' mistico, un po' mistico. Mettiamo. Tipo qua. Avevo visto tipo il dipinto della Gioconda, qualcosa così, o sbaglio? No, ok, c'è. Dipinto della Gioconda, mettiamoci. Una bella piantina. Tipo questa che scende dall'albero. Questa la giriamo però perché... Ok. Due mensoline con sopra non roba della creta. Però metto un po' più qua perché sennò queste non ci stanno, fratella.
non ci stanno, fratello. Non ci stanno. Sopra ce lo metto di già, mettiamoci una piantina, tipo qua. Qua sopra la cassetta delle tempere con i pennelli accanto. C'è tipo il barattolo dei pennelli, giusto? L'avevo visto da qualche parte. Sì, eccolo. Qua sopra no, ovviamente non l'ho visto, però. Poi, così, non ci va. Madonna, sta roba che è tutto storto, non so perché, ma... Un tavolino tipo questo. Tipo quello per il tè. Questo da Guria, bellissimo. A Cocomero, scusate, no. Sei toscana, fallo sentire. E questi due bei cosini. No, ehi. Perché sai. La teiera però, cioè ci sono i cosini e non c'è la teiera. La teiera, come dicevo da piccina. Teiera. Teiera, oh, eccola. Eccola. Teiera, top. Ora, aiuto. Mettiamo questo tappeto bellissimo. Questo. Così. No, un po' più qua. Ora mettiamo tipo un mini divanetto. Mini divanetto così. Per tipo dipingere. Quindi ci mettiamo anche. No, non un cassonetto. Il. Dov'è che l'avevo trovato il manichino qua? Beh, non mi serve il manichino. Serve quello per tenere il quadro. Tipo, com'è che si chiama? La. So più parlare, ovviamente. Da registro video mi scordo come si parla, non lo so perché non so più mettere insieme. Vabbè. Ah, eccolo. Qua. E ci mettiamo un bel disegnino. Che disegnino ci mettiamo? Frida Kahlo. No, è qua. No. Perché non ci vai? Cos'è sto? Che rumore ho fatto? Ma per cuocere? Ah, ho fatto il colore più bello! Guarda! Beh, sto scioccata! Sono sciocco basita! Sono baso sciocchita. Ci voglio mettere il bruco qua, mo. No, voglio mettere il bruco, voglio metterlo qua dentro. Guarda che bel bruco. Sto... No, non qui dentro però, il bel bruco, Questo, perché qua? Perché l'ho preso per sbaglio qui. No, qui da qui c'era la mela. Mela, ok. Il vaso era questo? No, non era questo. Era... No, qui dentro. No, questo era il gatto. Oh, dov'era il vaso? Oh, qui. No. Così. Ok, questo lo lasciamo aperto perché sennò fa un casino assurdo. Ora te... Ma perché lo devo mettere su una tela? No, perché... no. Non ce la posso mettere qua. Dov'è? Come faccio? No, io non capisco perché non posso mettercelo. Ci devo mettere per forza. Bello. Vabbè, ci metto questo e sopra questo. No, va bene. Frida Kahlo non ce la posso mettere, dai. Ci mettiamo questo e amen. Why? Do you... Oh, così. Ok. Ora. Mettiamo i cosi per dipingere rigorosamente a terra e anche questo. Così, perché sì. Ecco. Qui nell'angolino invece ci facciamo l'angolo Pitturz. Pitturz. Quindi, qui ci voglio mettere questo. Che non. No, mi viene idea di cosa sia. Credo sia uno di quei robi per scegliere il colore delle tende. Ok. Va bene. Mettiamo la cassetta con i colori, con i pennelli, stavo per dire, qui. Poi mettiamo ci sono un po' di tipo un po' di casino. Ci mettiamo il temperamatiz e una gommina, però no, allora per una gommina
fuori, non dentro, fuori, non dentro, qui, dentro va bene. Poi questo è carino aperto, sì, chiudiamolo, ci sto, però qui devi stare, ok. E questo che non so minimamente che cosa sia, lo mettiamo lì, ok. Come vorrei fare l'architetto, ci piace, carino, ci può stare. Qui invece ci facciamo la sala, il robot tutto tecnologico, quindi ci mettiamo sta roba per terra che sembra tipo la moquette, devo bere. Quindi dicevo, mettiamo il tavolo, tipo, perché ho visto c'è, credo, tipo, ecco questo per disegnare tutto, guarda, per fare così e poi te lo ritrovi pure di là. Guarda che bello, c'è il bruco nello sfondo, c'è anche un cavallo, bello, ci piace, anche questo via. Quindi mettiamo prima un tavolino, c'è anche la ring light, tipo, l'avevo vista da qualche parte forse, boh, la troverò, prima o poi la troverò. Ah, ma anche tipo, posso farci? Tipo, mi sta salendo. Vabbè, una roba bellissima, fidatevi di me. Cavallino, ok. Poi ci mettiamo sgabellino. Quindi qua. Ci mettiamo qualcosa attaccato al soffitto, tipo questo. Un divieto così a caso e gli animali. Questo mettiamo un po' più in qua, così, questo, no, non c'è, non nel cestino, qui. Vabbè, non ci capisco più nulla, questo attaccato qua, ci può stare, ci può piacere, ok. Mettiamo questo bellissimo qui. Poi, questa fotocamera bellissima qui. Ci mettiamo, sfidatevi di me, un pilastro, così, e sul pilastro ci mettiamo questo, girato verso di qua, quindi così. Ci mettiamo poi uno di quei robi che delimitano, quindi qua dovrebbe essere, sì, così, un po' più basso, così, questo. Wait. Così. Poi ok. Qua, no, cos'è che mi sono dimenticata? Ah sì, la luce, quella lì, questa. Però la mettiamo girata verso di qua, perché è un po' carina. Ok, poi ci dovrebbe essere anche tipo qualcosa. Ecco fatto. Ring light. E telefono, top. Ok. Ora ci manca l'ultima sala e qui ci devo mettere quel robo bellissimo dove si può disegnare. Eccolo qua. Oh mio Dio, enorme. Vabbè, prenderà tutto il muro, va bene così. Ci mettiamo giusto un tappetino come per dire... Ah, per terra però mettiamoci questo tutto schizzato perché è bellissimo. Ci mettiamo un tappetino come a dire se si sporca, vabbè. E ci mettiamo due quadri, tipo questo con la pera e qui. No, no, non mi piace questo. E vabbè, questo. Va bene. Così. E adesso qua posso divertirmi. Ci scrivo. Ciao. No, ci faccio una di quelle robe tutte fighe. Tipo, aspetta. Non lo volevo dire troppo... Lo volevo fare troppo presto. Ci faccio quelle robe tipo tutte muccate. Tipo così. Che ci avevo decorato anche tipo il mio diario. In quinta avevo un diario bellissimo della BU che ho deciso di sventrare completamente e disegnarci sopra sta roba tutta muccata. Molto bello era venuto però. Che schifo. Vabbè, ormai l'ho fatto. Ma perché? Lo rifaccio. Non tutto nero. Lo rifaccio. No, sai cosa? Posso pitturarlo? Ora sto mezz'ora qua a farlo. Mi dimentico del video, vabbè.
Posso farlo? Tipo tutto così. Poi prendo questo e ci faccio tipo le stelle così. No, sai cosa? Aspetta. Aspetta. Così. Prendo questo e faccio tipo tutte. No, bianco però perché sennò si vede. Tipo tutte le robe così come se fosse l'iperspazio. No! Bello! Un fuoco d'artificio! Vabbè, a questo punto facciamoli tutti i colori, cioè. Uno scarabocchio colorato, vabbè, dai. No. No! Basta, ora ho deciso come farlo. Ora ho deciso, eh. Ora ho deciso veramente. Parto con il primo colore, faccio tipo. No! No! Questo. Quello più piccolo ancora voglio però. Ce la posso fare, ce la posso fare. Con questo ora faccio così. Arte moderna. Da quest'altro lato. E poi questo ci faccio così. Il rosso l'ho rovinato tutto. E poi così. No. Così. E poi con questo di nuovo così. Belli. Bellissimo. Stupendo. Ok, allora, io dovrei aver finito in teoria, quindi adesso ci metto il mio bellissimo Doberman. Io mi metto a fare la creta, ragazzi, ve lo dico, quindi metto qua. Sì. Ma non ci si siede. Ma che rumore fa? A lui lo mettiamo a prendere il tè. Io dipingo. Ok. Quindi vi faccio un piccolo tour, quindi qua c'è dove si cuce. Qua c'è la creta. Qua il cane che prende il tè. Tutto molto bello. Qua la sala della tecnologia bellissima. Qua il, è pure una lavagna. Quindi posso fare così. Scrivici tutte le robine. Alla seconda. La seconda. Bellissimo. Quindi. Aspetta. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! No, scherzo. Qua registrato, vero? Yes! Però non so con quale voglia vorrò spingere pure lì. Trasporto, madonna, non so come si va. Quanto è registrato? 37 minuti, questa è una grande!